Ho provato tante volte ad iniziare la stesura del testo per questo documentario ed ogni volta qualcosa che ha il sapore amaro del risentimento me lo ha fatto interrompere e rimandare. Ciononostante, è mia intenzione da quasi un anno dare un mio piccolo contributo divulgativo ad una località che necessita comunque di visibilità. Cercherò quindi di mettere da parte i pensieri negativi e di presentarvi questa emergenza culturale che merita sicuramente il vostro interesse. Risalendo il corso del fiume Salso, l'antico Imera meridionale, si incontrano diversi luoghi che per la loro posizione dominante sulla valle fluviale almeno da 6.000 anni sono stati frequentati e abitati dall'uomo. Il fiume Salso attraversa da nord a sud quasi l'intera Sicilia, da un mare all'altro. La sua salinità lo ha reso inadatto all'agricoltura e quindi lo si è utilizzato principalmente come via di penetrazione verso l'interno, evitando così la macchia boschiva. Dopo i primi villaggi che si affacciano sulla piana costiera, a circa 20 chilometri si erge l'altura della Mucolufa, con il suo importante santuario. Risalendo ancora, alla destra del fiume si incontra il Monte Saraceno, una modesta altura rocciosa che in questi ultimi decenni ha restituito interessante materiale archeologico che lo identifica come un centro di notevole importanza. Il Monte Saraceno fa parte di quella interminabile sequenza di alture collinari che caratterizzano l'entroterra siciliano, senza un vero monte e senza alcuna vera pianura, un paesaggio brullo, scarno di presenze arboree, con creste rocciose che si elevano d'improvviso come lame sospinte dalle viscere della terra, e impluvi quasi sempre asciutti, ma pronti alle prime acque a trasformarsi in torrenti vorticosi. Ampie distese di seminativo ondeggiano sotto il sibilare del vento, che reca odori di erbe selvatiche e sparge intorno il polline catturato chissà dove. Vento che inquieta, vento che scompiglia, vento che urla la voglia di riscatto di una terra lasciata assopire nel proprio arretrato isolamento. La presenza di nuovi e importanti assi viari sospesi sui campi di grano non basta a produrre l'agognato sviluppo turistico. Solo una lungimirante e rispettosa progettualità e la spinta dell'associazionismo culturale potranno dare speranza di riscatto e coscienza civile rivolte all'accoglienza per innescare processi produttivi che creino benessere sparso nel territorio, promuovendo i motivi di una visita e di una sosta. L'abitato di Ravanusa, posto all'estremità orientale della provincia di Agrigento, nella sua espansione sud-orientale si sovrappone già alla necropoli di una delle zone archeologiche più interessanti del territorio agrigentino, posta sull'altura collinare di Monte Saraceno. L'area archeologica è facilmente raggiungibile ed è attrezzata per accogliere gruppi di visitatori. Una stradella consente di raggiungere la parte sommitale del colle, dove ahimè si trova una orrenda casupola in muratura per il riparo dei custodi.
Ed è proprio dalla sommità che lo sguardo può abbracciare ogni intorno libero da ostacoli, e da dove può avere inizio la visita, sostenuta da una serie di pannelli illustrativi in tre lingue. Le condizioni di qualunque città distrutta in antico, sui cui resti si è coltivato, zappando e seminando, sono tali che difficilmente si potranno immaginare le antiche realtà insediative, i pochi segni archeologici costituiti dai frammenti ceramici affioranti, dai blocchi squadrati o sagomati, dai rocchi di colonne non potranno mai ricreare le antiche volumetrie che hanno composto gli ambienti di culto e di abitazione. La stratificazione delle varie distruzioni avvenute nei secoli ha eliminato, sigillato ogni traccia, ogni memoria, e solo la competenza degli archeologi è tale da fornirci quantomeno le ipotesi più credibili attraverso l'interpretazione delle testimonianze materiali rinvenute e studiate proprio attraverso gli strati archeologici. Uno scavo, anche se è diretto allo studio interpretativo di quanto conserva il sottosuolo, inevitabilmente distrugge ogni cosa, salvaguardando solamente quei reperti che assumono un significato attraverso il loro studio comparativo. Cosa mantenere, cosa privilegiare dei resti di allineamenti murari è sempre un dilemma inesplicabile. Monte Saraceno non ha nulla di straordinario da mostrare, nessun tempio, nessun teatro e nemmeno mosaici. Ha solamente i resti materiali di un abitato che nei secoli ha risentito di varie trasformazioni, subendo la storia che si andava svolgendo nei grandi centri costieri. Quello che allo stato attuale degli studi pubblicati è possibile ipotizzare è che la parte sommitale di Monte Saraceno, sin dall'età del rame, è stata frequentata da gruppi umani. Lo attestano i frammenti ceramici che risalgono a tale datazione, rinvenuti nello strato più profondo di un saggio di scavo a Campione. A seguire si ritrovano elementi che manifestano la presenza di successive forme delle culture materiali che rientrano nell'età del bronzo e in quella che maggiormente ha lasciato il suo segno identificativo, che è la cultura protostorica riconosciuta in queste terre come quella dei Sicani, testimoniata dalle ceramiche, ma soprattutto da un gruppo di grandi capanne circolari, il cui diametro medio è di circa 10 metri. La loro ampiezza e la loro posizione elevata, più che ad uso di abitazione, le fanno appartenere ai sacelli destinati al culto, luoghi della sacralità, dove si svolgevano sacrifici e si portavano offerte votive. La base di tali sacelli era realizzata con pietrame apparecchiato a secco sino ad altezza uomo, e da quella quota in poi iniziava la copertura realizzata con tronchi, fascine e canne legate e sigillate infine con uno spesso strato di argilla. Al loro interno si accendevano fuochi. Pertanto nella parte sommitale vi era un foro di sfiato per i fumi. Il riferimento più evidente per tali santuari è quello di Odessa, centro sicano, i cui resti si trovano sul Monte Polizzello. All'interno delle capanne di Monte Saraceno è stato rinvenuto materiale ceramico appartenente alla cultura sicana, ma anche qualche frammento di ceramica rodio-cretese di età arcaica. È ipotizzabile quindi che
la parte sommitale del monte fosse destinata esclusivamente al santuario sicano, mentre il relativo villaggio capannicolo fosse ubicato sul terrazzo posto ad una quota più bassa ed a lieve declivio. Un sentiero roccioso, in parte scolpito, collegava le due zone. Tale distinzione tra la parte sacra e la zona abitata ricalca altre situazioni note nel territorio centro-meridionale della Sicilia sicana. I pochi reperti rinvenuti nel corso degli scavi archeologici sono le uniche testimonianze della presenza umana nelle varie età preistoriche, mancando ancora l'individuazione delle relative necropoli, che molto potrebbero raccontarci sulle vicende umane che hanno visto lo scorrere della vita su questo importante sito. Attraverso la successione stratigrafica, alcuni elementi indiziari riferiscono che nella metà del VII secolo a.C. l'abitato venne distrutto per rinascere subito dopo con nuove forme di abitazioni, non più capanne circolari, bensì ambienti quadrangolari, sia sulla zona sommitale sia nella parte sottostante. Tale nuova situazione perdurò sin quasi alla fine del VI secolo a.C., quando all'orizzonte si affacciarono i Greci, provenienti dalla nuova città di Gela. Lo scontro con le nuove popolazioni che risalivano il corso del Salso comportò la distruzione del villaggio, a cui seguì la sua ricostruzione, ma non più nelle dimensioni di un semplice villaggio, bensì in quelle di un vero abitato con impronta urbana ben definita di concezione greca, che mantiene l'antica destinazione d'uso della parte sommitale, ad Acropoli, mentre la parte abitata si sviluppa sia sulla zona sottostante, sia su una ulteriore area omogenea, posta ad un livello ancora più basso e separata dalla prima da un notevole salto di quota. L'impianto urbano, così definito, ebbe allineamenti di strade ortogonali, con le principali disposte in modo che avessero una pendenza dolce, seguendo le curve di livello e isolati ben definiti dagli incroci con le strade in pendenza. Tutta l'area urbana venne cinta da mura apparecchiate con tecnica poligonale e vi erano porte d'ingresso ben difese. Ci troviamo di fronte ad una nuova città di concezione greca che si insedia sul sito di un precedente villaggio ed occupa nuovi spazi, nonostante la presenza di notevoli salti di quota. La fine del VI secolo a.C. segna la massima espansione dell'area urbana, con un impianto talmente rivoluzionario che sembrerebbe opera di nuove presenze culturali e non certo di un rinnovamento avvenuto in seno alle genti sicane stando a contatto con le etnie greche. Di certo vi sono stati arrivi di nuovi coloni che si sono integrati con i residenti. Oltre all'aspetto monumentale di nuovi edifici, nella città si mette in atto un sofisticato sistema di captazione e gestione delle acque, rivolto principalmente ad uso pubblico. Dalla zona sommitale sino all'area mediana del terrazzo sottostante è un fiorire di capienti cisterne ricavate scavando il banco roccioso e per buona parte ricoperte con solai di legno. Entro la zona abitata nel terrazzo superiore si trovano grandi cisterne, tra loro collegate alle basi, sapientemente scavate nel banco roccioso e rese impermeabili da intonaci idraulici, e che contribuivano a garantire la vita nella città. Il loro scopo era quello di fornire acqua agli abitanti, anche in caso di assedio. In particolare, va notata una cisterna scavata nel banco roccioso
ed anche questa resa impermeabile con intonaco idraulico, ma nella quale è inserita una scaletta per accedere comodamente sino alla sua base. La cisterna era munita anche di un rialzo perimetrale e di una canaletta per il troppo pieno. Il suo principale utilizzo era quello della conservazione dell'acqua, ma la sua tipologia potrebbe suggerire che si sia trattato anche di una vasca per pubbliche abluzioni, una sorta di bagno lustrale posto nei pressi di un edificio di culto. Non distante dalla cisterna vi è infatti un edificio costruito con blocchi di calcare sapientemente squadrati ed apparecchiati con tecnica isodoma alla maniera greca. La città così concepita non può mancare delle rispettive necropoli ben distinte secondo tipologie sepolcrali relative ai vari livelli sociali. E dal momento sono le più antiche che siano state rinvenute in zona e che abbiano restituito materiale archeologico attraverso cui comprendere il livello sociale ed i rapporti che intercorrevano con gli altri centri abitati. Il benessere di cui godeva la città viene manifestato proprio dai ricchi corredi tombali e dalla manifattura delle stesse tombe a sarcofago fittile con ornamenti a rilievo. Entro una delle tombe a sarcofago, rinvenute nei pressi della Via Olimpia, destinata ad un giovinetto, viste le ridotte dimensioni, tra gli altri reperti è stato rinvenuto, in frammenti poi ricomposti, un vaso configurato. E si tratta certamente di un'opera di notevole pregio e rarità. Se ne conoscono infatti solo altri due esemplari simili, ma ridotti a pochi frammenti. Il vaso configurato di Monte Saraceno è integro e trae la sua importanza non solo dalla rarità del reperto, ma soprattutto dalla sua rappresentazione insolita e vagamente inquietante. Il soggetto è costituito da un asinello che porta sul dorso un vaso e un satiro che vi sta in groppa. Il satiro è un essere a metà tra uomo e bestia. Ha la coda, le zampe caprine, le orecchie oblunghe e non può stupirci se si accoppia con un asino. Non si comprende lo scopo di farne un soggetto da esibire e perché destinare tale manufatto proprio alla tomba di un giovinetto. Il vaso rientra nella tipologia a figure rosse di V secolo e la sua manifattura sembrerebbe appartenere ad un'officina dell'Attica, dove fu realizzato intorno al 450 a.C. per scopi rituali. Si tratta di un vaso plastico, vale a dire un vaso lavorato al tornio e successivamente inglobato dentro una statuetta di terracotta. La parte plastica rappresenta un satiro in groppa ad un asino, con cui si unisce sessualmente. Con la mano sinistra il satiro si regge al fianco della bestia e con la destra visibilmente lo masturba. Il fallo dell'asino non è reso plastico ma dipinto con vernice bruna. Il satiro indossa sulle spalle solamente una pelle di animale, probabilmente di pantera, e indossa calzari chiari. La parte del vaso, lavorata al tornio, incastrata tra il collo, la groppa dell'asino e il torso del satiro, ha due prese laterali, plastiche, forgiate in forma di astragalo, forato per potervi passare una cordicella di sostegno. L'orlo del vaso è scanalato, doveva chiaramente ospitare un coperchio che è andato perduto. Su entrambi i lati del vaso è dipinta una scena simile. Dioniso, seduto su una seggiola,
fronteggiato da un satiro nudo e ditifallico. Da una parte il dio regge una patera e dall'altra un ramo di vite ed un cantaros, un vaso caratterizzato da grandi anse sormontanti, tipico del dio, destinato al consumo del vino. Infatti il satiro posto di fronte a lui regge una oinokoe, vale a dire il vaso che veniva utilizzato per versare il liquido caro al dio. Sempre al consumo del vino è dedicata la decorazione dei due pannelli che chiudono in basso lo spazio tra le zampe dell'asino. Da una parte appare un satiro che regge un corno potorio, dall'altra ancora un satiro che regge una grande anfora vinaria decorata con una corona di foglie di edera. L'asino sta dritto sulle zampe e solleva il muso drizzando le orecchie in un moto di irretita sorpresa. L'iconografia del vaso di Ravanusa è spiccatamente dionisiaca e gioca in particolare sul ruolo del vino e del sesso. La cosa non può sorprendere perché Dioniso è allo stesso tempo il dio del vino, delle orge e dei morti. Mettere quel vaso nella tomba di un ragazzo che stava per affacciarsi all'età adulta, della quale il consumo sociale del vino era uno dei tratti più caratterizzanti, doveva avere un significato speciale per i parenti che prepararono la sepoltura. L'importanza del vaso è data dalla sua rarità, mentre altri manufatti ceramici di notevole pregio artistico rinvenute nelle altre sepolture attestano che nella città vi era un diffuso benessere. Ma tale situazione ebbe poca durata. A distanza di un secolo il terrazzo inferiore venne abbandonato e la città ridusse i propri confini entro i limiti del terrazzo superiore. Diminuì il numero degli abitanti e furono necessarie maggiori difese. È il momento durante il quale in Sicilia cadono le tirannidi nelle principali città. Alla fine del V secolo a.C., una nuova fase edilizia caratterizza lo sviluppo del centro abitato con la presenza di una doppia cinta muraria apparecchiata con tecnica isodoma. Una prima cinta proteggeva l'area urbana e una seconda la zona sommitale dell'acropoli. Un'ampia cavità rupestre si trova alla base del dislivello che separa la zona sommitale dal terrazzo superiore e si pone come accesso monumentale alla zona dell'acropoli, a cui si perviene attraverso una scalinata monumentale scolpita nel banco roccioso. Tale cavità è oggi denominata Grotta della Sentinella. Tali maggiori difese ne fanno un centro fortificato strategicamente inserito nel sistema difensivo territoriale. Il suo ruolo potrebbe rientrare nella politica di Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa. Decennio dopo decennio il centro si riduce sempre più sino ad occupare la sola zona sommitale, con costruzioni modeste, riutilizzando vecchi muri e reimpiegando blocchi già squadrati. Un groviglio di costruzioni che fanno perdere al centro la connotazione di abitato per ridurlo ad un avamposto militare arroccato a guardia della valle fluviale. E a seguire, anno dopo anno, ogni forma di vita si spegne, sino ai primi decenni del III secolo a.C., quando di questa città, che si sarebbe potuta chiamare Cachiron, che secondo Tolomeo si trovava a nord di Finziade, se ne perdono le tracce, ma non del tutto la memoria, almeno come luogo anticamente abitato. In età medievale, dove un tempo vi era l'avamposto militare greco, sulle strutture superstiti
vi sarà stato un fortilizio occupato dagli arabi, che il gran conte Ruggero aveva posto in assedio senza successo. Le difficoltà poliorcetiche si risolsero con l'apparizione della Vergine in sogno al gran conte ed il rinvenimento il mattino seguente di una sorgente d'acqua che dissetò l'esercito, muovendolo a nuovo impeto che portò alla conquista di quello che da quel momento fu indicato come il Monte dei Saraceni ed esso stesso, il Monte Saraceno.